Buonasera da Radio Portalecce, trasmettiamo in diretta dal Duomo di Lecce, dal cuore del Salento al cuore della gente. Bene, stasera siamo qui di nuovo sulla nostra rubrica Il sale della terra. Come potete vedere dagli schermi e fra poco anche ascoltare, siamo in collegamento con il seminario regionale di Molfetta e ci sono i ragazzi che stanno lì, che ci racconteranno un po' con le loro esperienze. Io sono Filippo Petruzzelli e sto in compagnia di Giovanni Mangiulli. Un po' qualche problemino tecnico. Ragazzi, ci sentite? Buonasera ragazzi, noi anche vi sentiamo un po' maluccio forse. Cercare di parlare uno alla volta. Va bene, siamo contenti che possiamo finalmente parlare col seminario di Molfetta, con questi quattro ragazzi che sono dei leccesi, tutti e quattro della diocesi di Lecce, e che stanno lì a Molfetta, si stanno preparando per il sacerdozio. Bene, siamo tornati ancora una volta con questa trasmissione che, come dicevamo le altre le scorse puntate, vuole porre degli interrogativi. Degli interrogativi per far riflettere, insomma, chi ci ascolta e soprattutto far presente agli ascoltatori la vita cristiana a cui siamo chiamati. Infatti, le interviste che facciamo non hanno uno scopo difensivo, apologetico, nel senso che di rimanere arroccati nelle nostre strutture, nelle nostre realtà, ma ci esponiamo con quello che abbiamo, cioè con quello che Dio ci ha donato, con quello che Dio ha fatto nella nostra vita, raccontare le meraviglie che Dio ha fatto nella nostra vita e dare gloria a Dio, dare gloria un poco alla misericordia che Dio ha avuto nei nostri confronti, dandoci la possibilità di conoscerlo in maniera più intima, per compiere una missione fondamentalmente, no? Che è un po' questo spunto della radio, il sale della terra. E noi chiederemo a questi ragazzi: come mai hanno fatto questa scelta? Che cosa c'è stato dietro questa loro vocazione? Che cosa li ha spinti a lasciare le loro famiglie a vivere in seminario? Poi ci racconteranno loro, perché oggi abbiamo la possibilità di entrare nel seminario maggiore regionale pugliese e di parlare un po' con questi ragazzi. Bene, io lascerei la parola a loro, così ci dite, magari vi presentate un attimo, che proviamo anche i volumi. Vi presentate, dite solamente come vi chiamate, quanti anni avete, da quanto tempo state in seminario e poi entriamo, vi facciamo una domanda, entriamo nel particolare della trasmissione. A voi la parola. Beh, iniziamo da più piccolo allora. Io sono Marco, ho 19 anni e vengo da San Cesareo e sono al primo anno di seminario. Bene, grazie. Bene, io sono Antonio, di Arnesano, ho 23 anni e sono al quinto e ultimo anno di seminario. Io sono Simone Maria, sono al terzo anno di seminario e sono di Lecce città, della parrocchia di Santa Maria della Porta. Santa Maria della Porta. Bene, io ci andavo a giocare a pallone da piccolino. C'era un campetto, no? Una delle squadre più forti quando ero piccolino io lì a Santa Maria della Porta. Ce n'è un altro anche, vero? Sì, io sono Gianmarco, 27, sono di Cavallino e come Simone anch'io sono al terzo anno di seminario. Bene, Gianmarco, quando parlerai, magari cerca di farti un po' più avanti perché gli amici da Facebook si stanno già lamentando che ti vogliono vedere e non riescono a vederti. Va bene. Bene. Antonio, tu che sei il più grande, tu che sei il più grande, partiamo da te, ti faccio una domanda così per raccontarci un pochino, sei arrivato quasi alla fine del percorso. Ci auguriamo di concluderlo e che sia solamente un punto di inizio, ma quello che a me incuriosisce dei seminaristi della chiamata al sacerdozio è proprio per quale motivo, cioè che cosa ti ha spinto a lasciare, diciamo, cerco di farla meglio la domanda, nel senso quello che a me incuriosisce, ti volevo chiedere, come mai un ragazzo giovane rinuncia all'affetto di una donna, di una moglie, a diventare padre, ad avere dei figli?
fare il sacerdote, per servire la Chiesa, che cosa hai visto? Che cosa ti ha toccato? Qual è stata la tua esperienza che ti ha così lasciato a servire la Chiesa, a lasciare quelli che sono gli affetti che oggi, soprattutto in questa generazione, no? Dove è quasi una follia diventare sacerdote. Se lo vai a raccontare in giro, a volte, no? È possibile che ci guardino o ti guardino quasi in maniera come se fossi un alieno. Per questo ti volevo chiedere, che cosa c'è dietro questa vocazione, questa chiamata? Una restituzione, qualcosa che tu hai ricevuto.
La cosa bella che mi viene a pensare, no? È pensare al mio popolo che mi ha generato, da un esame, che mi ha generato come figlio, e che io mi preparo a tornare in qualche modo a restituire questo amore a loro, attraverso il sacramento, no? Un amore che viene risposto con una paternità, da figlio mi viene chiesto poi di essere padre. E poi penso che non, il pensiero dei giovani di oggi sia risolto, la grande domanda si pone, ma una ragazza, una figura che vi sia sempre accanto? Beh, io non dico che non siamo alieni in questo, è che tutti noi desideriamo una famiglia, una donna al nostro fianco, del resto forse non saremmo uomini neanche, no? Se non desiderassimo una donna al nostro fianco. Io ricordo una frase, proprio una spinta che mi è stata data da una mia amica, una cara amica, al passaggio tra Lecce e Molfetta, e io a Molfetta non vorrei mettere piede, c'è proprio paura questo posto. E lei mi disse: sai tanto, dice, tu devi partire ora, devi lasciare tutto perché c'è questo grande amore che ci sta chiamando. Che ti sta chiamando a lasciare tutto, forse anche te stesso per certi versi. Però sappi che in questo amore così grande c'è anche il mio, ci sono anch'io, ci siamo tutti noi. Bene, fatemelo dire, questo è stato il bel calcio nel sedere che più del seminario minore mi ha fatto capire che questa era la strada della mia felicità. Una felicità piena, una felicità che non è così temporanea, frivola, è una felicità che ti riempie e che è il tuo per sempre. E allora ho capito che, come dice Don Tonino Bello, cioè il signor Don Tonino Bello, vescovo anche di questa terra di Molfetta, nella quale noi stiamo, le nostre ferite non scompaiono, ma diventano feridoie di salvezza, come il Bene. Cristo risorto, che non risorge senza le ferite della passione, ma sono con lui impresse su di loro le ferite della passione, ma in mano la bandiera dei piedi in posizione anastatica per annunciare proprio questa gloria. E noi questo credo dobbiamo essere, in questo mondo, in questa società di oggi, i giovani, essere proprio questo bell'annuncio glorioso di quest'amore che, permettono di dire, dal pensamento ci capiscono, un amore che adesso non incomincia, Grazie Antonio, che grazie. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, se è possibile. Hai parlato di una tua situazione interessante, che hai detto una frase che mi ha colpito, no? Cioè che sei passato, hai visto piano piano una tua storia crocifissa, che piano piano, grazie all'aiuto dei formatori, del vescovo D'Ambrosio, hai visto risorgere questa tua storia crocifissa. Ma ci puoi spiegare bene questo passaggio? Perché a volte quello che può anche io penso essere d'aiuto a chi ci ascolta è che Dio nella nostra vita compie delle opere proprio perché noi possiamo poi vedere quello che Lui ha fatto con noi per poter aiutare gli altri a entrare in questo mistero, no? Perché è proprio, fa parte della pedagogia di Dio, mi piace chiamarla, di entrare nelle situazioni assurde di sofferenza, di morte e metterci dentro il suo spirito. E queste situazioni si trasformano e diventano vita, luce, speranza e una testimonianza per gli altri. Tu hai parlato che hai attraversato questo periodo, no? Sì. Io infatti il periodo più negativo, penso, un po' della mia vita è stato proprio quello del divorzio dei miei genitori e anche del cambiamento di casa. Abito sempre ad Arrezzano, però per me comunque è stato un passaggio drastico, forte. Cosa ha giocato forza? Innanzitutto il non lasciarmi prendere da questo turbine, lasciarmi travolgere, ma restare con i piedi per terra, sapendo che con me c'era il Signore, quindi la fede mi ha aiutato tanto e io mi sono affidato e fidato e non ho neanche permesso che qualcuno mi rubasse la mia felicità. Sono stato io a prendere in mano la mia vita e a seguire questa felicità e penso sia proprio questa la nostra scommessa, no? In forza della nostra fede, riscoprire la nostra felicità. Ma pensate che soprattutto i nostri momenti di buio, i nostri momenti di croce, di sofferenza, sono quelli più importanti perché su quelli che noi iniziamo a costruire veramente, sono i nostri trampolini di lancio. Ma io ho visto che anche questa esperienza, no, ha portato luce non soltanto in me e nel mio cammino,
ma anche nei miei genitori. E io li ho visti trasfigurati proprio a partire dalla mia missione agli ordini sacri. Quella messa è stato veramente un evento di grazia che ha portato tanta luce in loro e proprio li ho visti rinascere dentro. Erano trasfigurati e lì ho capito veramente che il Signore si serve del mio cammino, della mia vita, si serve di me. Ma perché dici che quella messa li ha aiutati? Che cosa è successo durante la tua... qual è il cambiamento? Come erano prima e come erano dopo quella... Lo sai, Eccellenza, io ho paura stasera. Dice, Antonio, che succede? Perché? Dico, sa, oggi è il primo giorno nel quale i miei genitori si incontrano da vicino dopo il divorzio. Io però prego il Signore affinché questa messa sia un momento di grazia per loro e per la mia comunità, poi se c'è posto anche per me, sono sincero, è questo che ho chiesto. E tu hai visto in questo insomma un passaggio del Signore, in effetti il Signore si serve anche di queste cose. Perché... Certo. E poi per adesso la mia missione è stato il giorno dell'esaltazione della Santa Croce, quindi quale giorno migliore spettacolo. Questo mi disse, non ti preoccupare, fidati, andrà bene. E in effetti è stato veramente, si vedeva, era inevitabile vedere proprio una luce particolare anche negli occhi dei miei genitori, una luce che ancora oggi fuoriesce, che permette a loro di andare avanti con speranza, con fiducia e con certezza. E questo credo sia, questo è frutto della fede, anche se magari non c'è fede dall'altra parte, non si crede, però la nostra fede deve illuminare anche gli altri. Chi ancora non ha conosciuto il Signore, chi non l'ha scoperto. Adesso noi riflettiamo una luce che non è nostra, noi siamo in questo il riflesso di questa luce. Però se davvero siamo in grado di essere riflesso, allora vediamo come iniziano a brillare proprio coloro che in primis hanno difficoltà a incontrare il Signore. E questa per me è la grande certezza della presenza del Signore nella mia vita, che ogni giorno compie miracoli, innanzitutto dandomi la vita e permettendomi di rispondergli sì, ogni giorno e con gioia, anche se con tanta difficoltà, però c'è la gioia. Bene, grazie Antonio. Adesso passiamo a Simone, facciamo la domanda a Simone. Sì, Simone, noi volevamo chiederti, anche se tu sei da meno tempo in seminario, di raccontarci com'è praticamente la vita del seminario, quanti confratelli siete, come è scandita la vostra giornata, insomma come vivete realmente in questo seminario. Sì, allora raccontiamo un pochettino una giornata tipo che comincia insomma verso le 6:30, dove è raccomandabile mettere la sveglia, orario un po' più consono, perché alle 7 celebriamo le lodi nelle nostre rispettive cappelle di gruppo e poi segue un momento dopo la celebrazione delle lodi mattutine, che è un po' la preghiera della Chiesa che ci fa sentire in comunione con tutta la Chiesa. Abbiamo un momento personale che noi ci possiamo ritagliare, ognuno di noi, con la parola di Dio. E ciascuno di noi sceglie in modo migliore, assieme, insomma, anche accompagnato dal suo padre spirituale, per poter vivere questo momento personale. E subito dopo abbiamo di nuovo un momento comune insieme con le messe nelle nostre rispettive cappelle, e poi segue il momento in cui scendiamo il refettorio per la colazione. E poi ancora facciamo una classica vita di studenti, quindi frequentiamo l'università. Per fortuna, ecco, abbiamo questa fortuna di scendere un piano e lo abbiamo sotto, la facoltà, e poi segue un momento del pranzo. Noi siamo troppo agevolati forse rispetto ai giovani. Senti Simone, ti facciamo un'altra domanda. Dici Simone, cosa ha fatto Dio nella tua vita? Così a gratis, passiamo da un argomento tecnico a uno esistenziale. Un po' come ci ha detto allora, prima. Appunto, partirei da raccontare che ho sempre avuto, ecco, la fortuna
può insomma prescindere da raccontare questo, laddove ogni giorno è sempre più raro trovare un ambiente comune come questo nei nostri tessuti familiari. La famiglia che io considero la prima cellula della formazione. In modo particolare ringrazio la figura di mia nonna materna, le nonne ci stanno sempre in mezzo, come colpevoli. Sì, dove appunto la sua attenzione, la sua premura che ha parlato alla mia vita, tanto da lasciarmi impronta. Lei è sempre stata comunque abbastanza attiva a livello ecclesiale. Ricordo ad esempio quando mi racconta ancora quando il Monsignor Minerva la mandò a studiare a Laterano per essere tra le prime insegnanti laiche nelle scuole superiori, e poi ancora quando è diventata per mandato di Monsignor Ruppi ministro straordinario dell'Eucaristia, e quando comunque collaborava in curia anche con il vicario generale di allora, oggi arcivescovo, oggi vescovo, Monsignor Donato Negro. Dunque, se dovessi ricordare da bambino, quando c'era una cosa particolare che un po' faccio fatica anche a raccontare perché mi vergogno. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Come? Ok. Diciamo che a casa facevo un pochettino, cercavo di imitare il sacerdote. In che senso? Cioè, ad esempio, attraverso alcune parti della messa, o via crucis, omelie. Solo che è una cosa che mi prende. Cioè, giocavi a fare il sacerdote. Ci sono i ragazzi che giocano magari a fare il medico, a fare i chirurghi, e tu giocavi a fare il sacerdote. Esatto, però una cosa che mi preme sottolineare è proprio questa: che per me non era un gioco, non era come giocare, era piuttosto una mia forma di preghiera, una forma di relazione con Gesù. E alle volte, insomma, coinvolgevo anche papà, mio fratello, perché ero appunto come se volessi far pregare loro allo stesso mio modo. E altre volte invece ricordo che mi dava fastidio, anzi, se nello stesso momento c'era qualcuno in stanza. Forse che talmente lo facevo talmente inconsapevolmente che non riuscivo a dire in parole ciò che in quel momento stavo provando. E sì, proprio come dicevi tu, ci sta chi gioca, insomma, a fare dottore, poliziotto. Facevo anche questo con mio fratello in stanza, in casa, ci ricordavamo e tutto. Però piuttosto io, ecco, vorrei sottolineare questo, non lo facevo tanto per gioco, ma una mia forma di preghiera da bambino. Beh, comunque ci sono i bambini che giocano, desiderano diventare magari dei dottori, dei poliziotti o anche andare nello spazio, eccetera. Ci sono bambini che magari sono stati toccati da qualcosa, hanno visto qualcosa e hanno capito che... hanno intuito forse che anche il sacerdote in qualche maniera è anche un medico delle anime, no? Che anche, come dicevi tu, questo di una forma di preghiera, di consacrare, di dare il sacramento a una persona, forse è più importante, no? Che magari fare il poliziotto, senza nulla togliere a questi altri lavori, però sicuramente dare la vita eterna, perdonare i peccati, far comunicare alle persone, dare il corpo di Cristo, avere nelle mani la possibilità di dare questi sacramenti, di dare la vita eterna, di stare in comunione con Cristo, io penso che sia forse il medico più in gamba al mondo.
C'è bisogno di avere questi medici, c'è bisogno di avere questi tipi di medici spirituali dell'anima che curano anche volendo poi il corpo. Scusami se ti ho interrotto, Simone, però questa cosa mi ha colpito, mi è piaciuta particolarmente. Continua. Bene, grazie. Diciamo che hai toccato un po' con mano la sofferenza, gli ultimi della terra, diciamo, come anche Gesù ha fatto nella sua vita. Sei stato un po' toccato da questa esperienza così forte e invece di allontanarti, di sentirti a disagio, hai avuto questo dono da parte del Signore di metterti a servizio. Anzi, questo ha cresciuto, diciamo, la tua chiamata al servizio della Chiesa per gli ultimi. Bene, grazie per il tuo contributo, per questa ricchezza che ci state dando, perché raccontare la tua vita, raccontare quello che Dio fa nella vita di tutti i giorni, i miracoli che Dio compie nella nostra storia, già questo è qualcosa di impressionante, che rimarrà nella storia, perché sono fatti accaduti concretamente, che non possono essere cancellati, che non possono essere interpretati. Se Dio ha agito nella vostra storia, e questo è qualcosa di fantastico, vedere come noi abbiamo un Dio vicino che viene nelle nostre situazioni, nelle nostre sofferenze e ci dà il suo spirito, ci dà la sua forza per sollevarci, per andare avanti, per annunciarlo. E a voi in forma particolare, vi ha chiamati, vi ha messi da parte, no? Si dice consacrati, per darvi la forza, la bellezza della vita cristiana, per portarla agli altri in questa maniera, che è il sacerdozio. Io vi faccio tanti auguri e volevo dare la parola anche a Gianmarco. Sì, Gianmarco, ti volevo chiedere, siccome magari oggi abbiamo questa possibilità, no, di entrare un pochino nel vostro seminario, di parlare con voi e di capire che cos'è un seminario. Cioè, come è impostata la vita di un seminarista? Cioè, da quando entra in seminario a quando diventa sacerdote, quali sono le varie tappe e come si vivono? Bene. Chiaramente siete i benvenuti. Grazie. Insomma, credo che sia l'enigma fondamentale da sciogliere questo, anche perché incuriosisce moltissimo non solo chi si approccia
alla vita del seminario, quindi alle tappe del discernimento e della formazione, ma anche in genere chi da lontano segue i nostri percorsi un po' di vita e incuriosisce proprio sapere come si fa a diventare preti e come si fa. E il seminario dunque è strutturato in questo modo. Solitamente è preceduto da alcune esperienze. Per molti, come nel nostro caso Marco ed Antonio, si tratta del seminario minore, che corrisponde in qualche modo, alle scuole superiori. Chi invece, come ad esempio me e Simone, non ha fatto l'esperienza del seminario minore, vive l'esperienza invece del propedeutico. È un anno che si dedica proprio alla preparazione, all'ingresso, all'accesso al seminario maggiore. Dopo essere approdati, diciamo così, al seminario maggiore, si apre davanti uno spaccato vocazionale che consta di due tappe fondamentali: il biennio, il primo e il secondo anno, che sono chiamati dalla nuova ratio la tappa discepolare, e poi corrispondono anche al percorso di studi a carattere filosofico, e poi il terzo, il quarto e il quinto anno che costituiscono la tappa configurativa, quindi sono gli anni della formazione e anche il tempo in cui si ricevono i ministeri preceduti dalla missione agli ordini sacri. La tappa della ammissione avviene di solito nel terzo anno di seminario, quando si conclude in qualche modo il tempo del discernimento e si sceglie la via della consacrazione totale al Signore in maniera, come diciamo così, tendenzialmente definitiva. Quindi si dichiara la propria totale disponibilità a servire il Signore, a servirlo per tutta la vita. Bene. Mentre poi di solito nel quarto anno si riceve il ministero del lettorato, quindi la Chiesa ci consegna tra le mani una grande responsabilità, quella di coltivare il rapporto personale con la parola di Dio, un rapporto che diventa propedeutico al ministero. E poi in quinto anno, l'acolitato, e anche qui la Chiesa consegna una responsabilità, consegna il dono più grande, consegna l'Eucaristia. Questi ministeri poi si esprimono in varie modalità, sia in un atteggiamento personale, ma anche poi nel contesto liturgico. Vogliono dire che la Chiesa in qualche modo ha fiducia in noi e che il Signore si serve in qualche modo della nostra povertà, della nostra debolezza, della nostra fragilità per darsi ancora oggi al mondo. Mentre poi, finito il quinto anno, il sesto anno è l'anno che conclude il percorso del seminario, è un anno particolare di reinserimento anche nella comunità diocesana, ed è l'anno in cui solitamente il Signore attraverso la Chiesa dona il diaconato e quindi poi si ritorna in diocesi e si riceve il ministero del presbiterato. È importante sottolineare questo, però, che il percorso del seminario non ci rende atti a fare qualcosa che è per noi. È bello pensare a quello che anche nella lettera agli ebrei si dice di Gesù, no? E che poi è per tutti. Tra gli uomini sono presi, tra gli uomini sono scelti coloro che sono destinati a servire gli uomini, come ha fatto veramente Gesù. La scelta che noi facciamo non è autoreferenziale. Certo, dice anche qualcosa di noi, ma dice anche un
servizio che la Chiesa ci chiede e che noi siamo veramente lieti di esprimere ed offrire. Grazie mille del tuo contributo. Tanti auguri a tutti e quattro per la vostra formazione. Noi pregheremo per voi. C'è ancora un ragazzo forse che voleva dire una parola. Che... Sì, l'occasione forse per salutare Andrea Rizzo a Chieti e Enrico De Leo a Roma. Sono gli altri due seminaristi che insieme a noi formano la comunità dei seminaristi della diocesi. Allora un caro saluto anche da Radio Portalecce, da Filippo e da Giovanni. C'è ancora un ragazzo che doveva dire una parola. Marco, se non sbaglio, no? Eccomi. Senti Marco, tu a che anno sei di seminario? Sono al primo anno. Al primo anno. Senti, quanti seminaristi ci sono in seminario lì a Molfetta? In tutto? Allora, in totale 130, 140. E tu quanti fratelli c'hai a casa? Come? Quanti fratelli hai tu a casa, nella tua famiglia? Nel gruppo siamo otto sorelle. Due sorelle, com'è stato passare da vivere con due sorelle e i genitori a trovarsi con 120 ragazzi? Beh, allora, vivere con due sorelle non è stato molto... No, io dico il passaggio, cioè l'effetto che ti ha fatto entrare nel seminario maggiore, cioè lasciare casa tua e entrare in questa struttura dove ci sono 120 persone, 120 teste diverse con cui relazionarsi ogni giorno. Beh, è un po' stato difficile, cioè che essendo poi l'unico di Lecce ormai al primo anno e anche al biennio, è stato difficile un po' relazionarsi con ragazzi di altre parti della Puglia. Per questo c'è voluto un po' di slancio, no? Di slancio che ha portato il frutto di relazionarsi anche con persone che non conosce, che potrei anche definire persone antipatiche, ma poi conoscendole, avendoti anche buttandoti un po' nel burrone, ti puoi conoscere anche in modo più intimo, più familiare. Bene, grazie. Bella questa espressione che hai dato, buttarsi nel burrone, perché però avrà a che fare con tanti caratteri, con tante persone, poi tutti maschietti, diciamo, immagino non sia facilissimo. Io ho 9 fratelli e siamo 6 maschi e 4 femmine in tutto a casa, e a casa nostra è tipo una giungla, c'è il leone, l'agnellino, il lupo, il capretto, e quindi fai esperienza di diversi caratteri. Ed è anche una formazione, come dici tu, è verissimo, cioè rischiarsela, buttarsi, entrare in questa avventura che sembra quasi impossibile riuscire a essere in comunione con tutte queste persone, però si vede la presenza dello Spirito Santo, la presenza di Dio che crea comunione anche fra di voi. Benissimo ragazzi, abbiamo quasi terminato la nostra diretta. E il tempo a nostra disposizione è quasi finito, ma ritorneremo a parlare di nuovo con voi se ci ospitate in seminario qualche altra volta, oppure potete venire anche qui a Portalecce. Non siete potuti venire perché siete in periodo d'esami, spero che stiano andando abbastanza bene i vostri esami, tutti promossi, studiate, che abbiamo bisogno di santi sacerdoti. Va bene ragazzi, allora vi salutiamo. Magari vogliamo cogliere l'occasione anche per abbracciare, per salutare il nostro vescovo, certo, anche tutti coloro che ci seguono, i sacerdoti, le nostre famiglie che stanno appiccicate agli schermi, ma io direi anche a quei sacerdoti che ci hanno permesso di arrivare qui, innanzitutto i nostri parroci, ma anche lo Stefano che ci ha presi da una famiglia, insomma,
realtà del seminario. Siamo quasi tutti incluti di Don Stefano. Grande Don Stefano. Allora lo invitiamo pure Don Stefano qualche volta in trasmissione, dai. Sarebbero infiniti da nominare tutti quanti. La gratitudine per queste persone, perché magari Dio si è servito di tante persone per portarvi lì in seminario, e voi pregate per loro e ringraziate. Noi li salutiamo da qua, perché anche grazie a loro abbiamo potuto fare questa piccola intervista, con l'augurio di rivederci presto. Allora ragazzi, una buona serata, buono studio. Adesso che fate? Andate, avete la cena, la locarizia la fate la mattina, avete detto. Poi il tempo della preghiera e poi la cena. Vabbè, allora buona preghiera, pregate per noi. E ricordiamo a voi. E buona cena. Arrivederci ragazzi. Buona serata.